Andrea, perché vedo là in fondo una gonna stupenda, l'Urex, che mi sa che appartiene all'ospite di oggi. Bene, allora a te Una di donna introdurre l'ospite di straordinaria che oggi. ci ha veramente così lasciato senza parole con il suo concentrato di energia, una cantautrice, un'interprete straordinaria, ci ha fatto ballare con un DJ set pazzesco questa notte. Stiamo parlando di, caro Andrea, vuoi fare tu il nome? Ma Vai, io fallo voglio tu. soprattutto dirvi perché qui, perché ci siamo innamorati del suo film Io danzerò nelle sale italiane dal 15 giugno, in anteprima questa sera a Biografilm Festival Bologna. Soco! Soco. Muy bien, prego, siediti sul nostro divano. Io farei salire anche l'interprete Donatella, prego, Baggio Betti. Facciamo un applauso anche all'interprete che è bravissima. E invito a raggiungerci sul palco anche, lo sapevo, ovviamente Soko avrebbe Sei un po' apprezzato stanca. la nostra seduta a Roche Boubois e invito a raggiungerci sul palco la regista Di di questo film questo film che straordinario. ha realmente scoperto, inventato e creato la possibilità di recuperare una biografia così importante. È un film che noi seguiamo da oltre 2 anni, a cui siamo molto affezionati. Il film, ve lo ricordo, è Io danzerò e lei è Stefani Di Giusto. Stefani Di Giusto, il film comunque esce nelle sale il 15 giugno, lo diciamo subito. Che belle queste due donne, che meraviglia. Ciao Stefanini, non ci siamo ancora presentate. Marta, ciao. Io amo le scarpe di Soco, lo dico così pubblicamente, ma sono. Le ho già viste, le avevo viste anche l'altra sera. Se ti seguivo tipo cane da tartufo, anche quella roba lì bellissima. Ecco, la vedete, insomma, questa ragazza è straordinaria. Infatti, io la prima domanda che ti faccio è. Ma dove la trovi tutta questa energia? Tu hai presentato questo film pazzesco, hai suonato, hai chiacchierato con tutti i giornalisti, hai parlato col pubblico, hai fatto un sacco di robe e non ti sei mai stancata. Dove la trovi questa energia? Qual è il segreto di Soko? Well, I used to say all this energy came from coffee, but I had to stop because I was getting shakes. So my New Year's resolution was to stop coffee. But yeah, I just love to keep myself busy. I think boredom is death. I can't stand still. I'm hyperactive, so I need to keep myself very entertained. I'm like a kid that you need to like put like games in front of and then feed and then put to bed and then you know I need like a lot of stimulation. So I'm just like a big toddler in a 31 years old woman body. That's how I go about life. Beh, mi verrebbe di dire che la mia energia viene dal caffè, però in realtà ho dovuto un po' smettere perché cominciavo a tremare e stavo forse un po' esagerando. Per me la noia è sinonimo di morte. Io sono decisamente una persona iperattiva, sono un po' come un bambino che ha bisogno di continui stimoli, di continui giochi che lo divertono sempre. Quindi mi sento un po' ancora, nonostante la mia età, ancora un bambino piccolo che va a quattro zampe. Ma facciamone un applauso per piacere, il bambino piccolo che va a quattro zampe, meraviglioso. Stefani, come è nato il progetto di un film sull'Oi Fuller e quando hai capito che a interpretare la meravigliosa Loi sarebbe stata Soko? Alors déjà, pour la première question, moi justement, ce qui m'intéressait, c'est quand j'ai rencontré en fait Loi Fuller, c'était à travers une photo. La première rencontre avec elle, c'était une photo en noir et blanc où on voyait un tourbillon de voile en lévitation. Et on ne voyait pas cette femme, justement, elle était cachée. Et pourtant, il y avait une légende qui disait icône de la belle époque. Et moi, je me disais, ça m'intéressait ce contraste entre l'icône et la femme cachée. Et en fait, en faisant des recherches sur cette femme, je me suis dit. Que comment le cinéma a pu passer à côté de cette femme. Et on fait souvent des biopics justement sur des gens qu'on connaît déjà un peu tous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de rendre célèbre cette femme que personne ne connaissait. Mio
primo incontro con lo Yefil è stato attraverso una foto in bianco e nero in cui in realtà non si vedeva questa donna, ma la leggenda la definiva come l'icona della Belle Époque. Quindi quello che mi interessava e mi intrigava era questo contrasto tra un'icona, che è qualcosa di molto visibile, e in realtà un volto che si nascondeva dietro a questo turbine di seta, di stoffa che volteggiava nella sua danza. E mi sono anche domandata, ma com'è che si fanno tanti film su personaggi più o meno famosi e poi una persona così importante, così iconica, è passata inosservata anche agli occhi dei cineasti, e quindi ho voluto rendere celebre questo volto nascosto. E soprattutto Soko, e Soko, ma ce qui m'intéressa soprattutto è che je trouve qu'elle a une sensualità e elle a une féminité qui est complètement hors norme. J'avais besoin d'une actrice un peu, j'aime bien son côté punk, j'avais besoin de ce côté punk pour représenter Loy Fuller. Poi appunto questa donna che ha una sensualità, una femminilità così particolare, così importante, per essere resa sullo schermo mi serviva una, un'attrice che avesse anche un lato un po' punk, un po' particolare come so. Souvent on fait toujours jouer les premiers rôles par moi je trouve des actrices toujours un peu lisses. Moi j'avais besoin d'un personnage unique et surtout très important. Elle n'est pas simplement une très bonne actrice, elle l'avait déjà prouvé dans Augustine, qui est un très très beau rôle, mais aussi c'est une chanteuse, elle écrit ses chansons, c'est une artiste, et je savais que quelque chose allait dialoguer entre Loy Fuller et Soko. E quindi e per trovare questo ruolo, invece che rivolgermi a attrici come si fa normalmente, ho pensato che ci voleva una persona che non fosse soltanto un'attrice per interpretare questo ruolo veramente unico, e quindi una persona che avesse altre capacità, come appunto Soko, che è anche cantante oltre a essere appunto attrice, musicista, cantante, e quindi volevo in qualche modo far dialogare queste due donne, Soko e Loy Fuller, attraverso il personaggio che ho rappresentato. Et très important, Soko, c'est quelqu'un qui triche pas, et dans le film, elle n'a jamais été doublée. C'est elle que vous voyez danser, elle est allée jusqu'au bout de la performance, elle s'est entraînée pendant 2 mois et elle est allée jusqu'au bout, donc c'était très important aussi ça. Et pas une personne totalmente autentica, che non inganna mai. Nel film non ha mai voluto una controfigura, no, si è sottoposta a un allenamento estenuante, ha imparato tutto quello che c'è da imparare e è stata sempre lei, senza mai ingannarci. Allora, io adesso faccio qualcosa che gli amici di Rubik Media, che hanno immaginato questi incontri, avevano predetto. Abbiamo un frigo, vedo che Soko ha bisogno di bere qualcosa, quindi provo a vedere se riesco a trovare qualcosa dentro questo frigo. Vuoi che apro io? L'idea è che qui ci sia. Ho sempre sognato di aprire dei frigoriferi. L'idea è che qui ci sia effettivamente la possibilità di servirsi e che una quindi casa vera. Dice che sembro una donna degli anni 50, infatti è sempre stato il mio sogno. C'è l'acqua. Prego. Ci daranno un sì, anche io. Anche il qualcos'altro? No, c'è solo acqua però. Potete sì, un prodotto al giorno. Ce le razionano per ora. Oggi ci tengono ad acqua. Domani anche i succhi, ma giuro che arriverà lo champagne. Allo champagne. Beh, un po' alla volta. Piera degli Esposti. Piera poi degli lo Esposti. Offriremo anche a tutti, perché a questo punto Piera degli Esposti non sale sul palco se non c'è lo champagne. Via. Davvero? Che meraviglia. Bene, è un diciamo piacere. Che la naturalezza si vede, ecco, quella che raccontava Stefani nel film. È un piacere avere queste due straordinarie artiste a Biografilm. Sono stati giorni magnifici questi con Soko, e siamo felicissimi che questa sera il film debutti a Biografilm Festival a Bologna. Ma vedo che Stefani, loro ci hanno sostanzialmente preso, noi possiamo stravaccarci perché loro ci hanno preso completamente la mano e ma gestiranno loro. Ma io adesso sono su questo puff e un po' sono incontri autogestiti. Però sono incontri autogestiti. Ottimo. Stefani, a te. Ma un po' di essere dalla psicanalista, se mi chiedi perché sono così.
No, ma non vi preoccupate, siamo soltanto in diretta su internet, non c'è problema, non ci vede nessuno. Vabbè, ma raccontateci il momento più divertente, più complicato di questo film. No, dov'è? Lì, la diretta internet. Salutiamo gli amici a casa di Facebook. La mamma è qui. Dicevo, posso fare una domanda? No. Certo. Non faccio... No, assolutamente. No, io volevo sapere, ecco, raccontiamo un po' il momento o più divertente o anche più complicato, perché veramente io non so quanti di voi hanno visto il film. Nessuno è in anteprima questa sera. E non possono averlo visto, cosa l'hanno scaricato da internet? No, dai, via. Basta, no, non c'è, anzi non c'è ancora. Via, no, ma figurati, no. Ma sono tutte persone carine, ma no, sono tutte persone carine. Lo vedranno questa sera all'Era Theater, a che ora? Alle 21:30. 21:30. Va bene. Comunque, senza anticipare troppo di questo film, volevo fare una domanda appunto perché veramente il film è molto bello, Stefania è stata molto brava, anzi ti ringrazio Stefania per aver raccontato questa storia forse troppo poco conosciuta di questa grandissima danzatrice di fine 800 e Soko si è davvero tanto donata, tantissimo training, non ha voluto, ha fatto uno stunt, ha fatto tutto lei, non so se avete presente la storia di Loie Fuller, insomma lei è una danzatrice pazzesca che danzava con questi metri e metri, chilometri di seta, l'energia elettrica, insomma anche una fatica diciamo fisica. Qual è stato il momento più complicato di questo film? Il faut quand même savoir que les conditions du film étaient extrêmes, mais je crois que quelque part il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans ce côté extrême, c'est que on est parti avec pour un premier film, le premier film était très cher quand même pour un premier film, et on est parti sous-financé. Et donc il nous manquait de l'argent quand on a commencé à tourner. Donc en fait, les conditions étaient extrêmes, j'avais pas le droit aux heures sup, c'était très compliqué. Et donc l'énergie du tournage, c'était un petit peu infernal pour Soko. Il faut savoir qu'elle s'est quand même entraînée pendant 2 mois. Et quand il fallait tourner les scènes de danse, quand vous verrez la scène de danse, surtout celle au centre du film, qui est primordiale, il faut savoir qu'on l'a tournée en 2 heures et elle avait juste 2-3 prises, et je pense que ça a participé au fait qu'on y croit et qu'il y avait une telle tension, et je pense qu'on a recréé la tension qu'un danseur peut ressentir avant de rentrer sur scène, et donc elle était en permanence en tension, elle a souffert, ça a été très dur, là on rigole, mais ça a été quand même un tournage très 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 périlleux. Beh, innanzitutto che devo dire che questo film è stato girato in condizioni estreme. C'era proprio questo elemento dell'essere veramente in una situazione estrema che alla fine ci piaceva, è qualcosa che abbiamo amato. Devo dire che siamo partiti, abbiamo iniziato le riprese sottofinanziate, quindi questo creava, aumentava l'estremità, diciamo, della condizione. Ed è stata proprio l'energia di Soko che ci ha portato avanti, perché l'allenamento è durato 2 mesi, ma la scena in cui lei danza appunto è stata girata in 2 ore, sono state fatte 2-3 takes al massimo, e quindi anche questo appunto condizione estrema, energia estrema, grazie al fatto che ci credevamo profondamente e siamo riusciti in questo modo a ricreare quella tensione tipica che prova la danzatrice o il danzatore nel momento in cui sale sul palco. The most difficult for me was everything. It was really hard, but there was no way cheating it because every time I had to dance or every time we had a hard scene to do, because Loie Fuller refused to be filmed, so all the little clips, the black and white clips that you can find on YouTube with written Loie Fuller, that are hand-painted with beautiful colors, is actually not her. It's her imitators. So she fought all of her life, moved from the US to Europe to perfect her craft and her performance and be renowned. That's where she found success, in Europe. But she hated all of her imitators. So for me, approaching the film, feeling like she hated all the persons that were trying to be her,
I didn't want to be just an imitator. I wanted to really give an homage to her art and craft and like make the portrait of a woman who devoted her whole life to making art and making sure that I do the work that it takes to sweat and train and have sore muscles and understand the smell of the dress when you've sweated in it for 7 hours straight, because that you can't cheat. So it was important for me to be as like close to her and her physicality as possible. Per me tutto è stato difficile, diciamo, al massimo, ma era fuori discussione l'ingannare, il far finta, anche perché questa donna, Laurie Fuller, durante la sua vita non ha mai voluto essere filmata, essere ripresa, per cui quello che si trova, piccoli filmati, immagini che si trovano appunto in rete o su YouTube, in realtà non sono mai di Laurie Fuller, ma di altre danzatrici che la imitavano, e lei detestava questa cosa di essere filmata e di essere imitata, quindi quando mi sono posta di fronte a questo ruolo, innanzitutto non volevo essere un'imitatrice perché avrei fatto ciò che Laurie Fuller odiava, ma volevo in realtà rendere omaggio a questa donna e farne un ritratto nel quale emergesse tutta la sua dedizione all'arte, il fatto che vi avesse sacrificato una vita. Per fare questo, per entrare completamente nei panni del protagonista, ci si deve sottoporre alla stessa fatica anche fisica, sentire il sudore sul proprio corpo, il sudore appendere il proprio costume inzuppato di sudore. È anche la fatica stessa del protagonista che si deve sentire per essere fedeli. Toute la difficulté du film, justement, ça a été de filmer cette souffrance, de sentir que finalement, voilà, dans la vie, c'est comme une boxeuse. J'ai vraiment filmé la danse comme de la boxe, mais aussi à la fois atteindre la poésie extrême de Laurie Fuller quand elle est sur scène et sentir à la fois cette légèreté. C'était toujours un contraste à évoquer qui était très compliqué. Et ça a été le but pendant tout le film, voilà. Quindi forse la cosa più difficile da rendere nel film è proprio quella di far vedere questa anche la sofferenza, il sacrificio alla quale si era sottoposto Laurie Fuller, quindi questo suo aspetto estremamente combattivo, come se fosse quasi un pugile per portare avanti la sua arte, ma al tempo stesso la leggiadria, la leggerezza, la poesia che evocava nel momento in cui era sul palco. E quindi proprio l'attenzione del film sta proprio nel rendere il contrasto fra queste due anime. Et d'ailleurs, c'était tellement une danseuse unique que finalement, c'était la seule à pouvoir faire ça. Il faut quand même savoir qu'à chaque fois, on la sortait de scène sur un brancard, tellement c'était de souffrance. Donc ce qui est assez beau d'ailleurs quand elle crée son école de danse, c'est que finalement, elle ne va pas apprendre aux autres sa propre danse, mais par contre, elle va apprendre à danser librement. C'est vraiment le portrait d'une femme libre. Et elle disait quelque chose de très joli, elle disait « j'aimerais que mes élèves dansent comme elles parlent ». Ma appunto, altra cosa importante è che la danza che eseguiva Laurie Fuller era veramente unica, era soltanto lei che faceva quel tipo di danza e la portava allo stremo, infatti spesso veniva portata via dal palcoscenico esausta, quasi trasportata fuori a braccia. E poi la cosa interessante è che la scuola di danza che lei stessa fondò insegnava alle aspiranti danzatrici non la danza che faceva lei, ma a danzare liberamente, perché appunto questo era la Laurie Fuller, una donna che era libera e voleva che le sue allieve danzassero altrettanto liberamente di quanto parlavano. Ha veramente un potere maieutico questo divano, no? Così le persone si aprono e parlano, che meraviglia. E siccome stiamo facendo questa seduta un po' di psicoterapia sul divano, ma loro hanno un'energia straordinaria, l'avrete capito, si vedrà nel film, sì. E io di biografie ne vedo tante. Solitamente una biografia in costume, lo dico a Stefani, ci siamo conosciuti ieri sera durante il concerto di Soko, una biografia in costume tende, diciamo, a spaventarmi per la sua classicità. Ho trovato assolutamente unico e delizioso il touch con cui Stefani è riuscita a fare un film che è inevitabilmente un film nella Parigi dei primi Novecento, ma è un film in cui in realtà si sente la qualità della contemporaneità anche della Parigi dei primi Novecento e uno stile assolutamente lontano da quelli che sono gli stereotipi
classici della biografia, e per questo voglio complimentarmi con lei e lanciarle un bellissimo applauso. Grazie. Io farei una domanda a Soko, perché questo film, insomma, come avete raccontato, è un film sui sogni. Loi Fuller ha un grande sogno, è un po' una cowgirl che dall'America poi arriva a conquistare Parigi e diventa musa ispiratrice di Toulouse-Lautrec e fratelli Lumière. Tu un po', Soko, ti sei riconosciuta in questo personaggio? Tu forse hai fatto anche un po' il percorso inverso, perché da Parigi sei andata negli Stati Uniti, hai lanciato una canzone su internet e così la tua creatività ha conquistato milioni e milioni di persone. Forse un po' il senso è questo: bisogna credere nelle proprie capacità e appunto nei propri sogni. Yeah, I'm a big dreamer, and I love the destiny of a woman like that. And it's funny because approaching the character of Loi Fuller, I also had a director in front of me, this one, who also had a big dream of becoming a feature film director, because it's her first film. So it was all around people following their dreams and doing it fully, which is always forever inspiring. I left home at 16. And I, because my parents who are here tonight, let me go. Thank you, merci. Yeah. Because I knew I wanted to be an actress, and it turned into different things. I wanted to tell stories, and I wanted to. Acting was felt. I wasn't really having access to the stories I wanted to tell. So then I started making music, telling my own stories. And I feel like if you have big dreams and you want to tell your stories, or if you want to do anything, it's accessible to anyone. And that's what Loi was doing, because it's vital, because she had one dream that was vital. And when you're an artist, or when you have any dream, if you let your dreams die, it's the death of you and it's the death of the soul. So I called my second record My Dreams Dictate My Reality, and I really live by this every day. That's it. Devo dire, io sono una grande sognatrice e amo appunto donne come Loi Fuller, donne appunto così, che sono anch'esse grandi sognatrici e così determinate. E poi mi sono trovata a lavorare di fronte una regista che rappresenta il sogno di quella che per me è una regista, perché appunto sono tutte donne che hanno creduto e portato avanti il loro sogno. Io da giovane, a 16 anni, ho lasciato casa mia e i miei genitori, che fra l'altro sono qui stasera, e loro mi hanno lasciata andare, quindi voglio anche ringraziarli per questo. E volevo fare l'attrice, volevo raccontare storie in musica, perché per me il sogno è qualcosa di vitale, qualcosa che ti consente di vivere. Lasciar morire il proprio sogno, non portarlo avanti, significa per me la morte, e quindi è questo che ho incontrato in Stéphanie e nel ruolo che ho interpretato. Non, je voulais, parce que quand j'écoute Soko, je pensais vraiment à cette idée, et après avoir fait un premier film, il y a vraiment cette sensation que la création vraiment permet de rester libre, en fait. Et je pense qu'on vit une époque particulièrement violente, et je pense que c'est pas pour rien que dans les régimes dictatoriaux, ils ont commencé par brûler les livres et les œuvres d'art. C'est tellement important. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop la culture, et c'est par là que devient vraiment la liberté, je pense. Io appunto ascoltando Soko, appunto mi rendo conto di quanto sia vera questa cosa, che la creazione permette di essere liberi, la creatività, la capacità di creare, ciò che ci consente di esprimere la nostra libertà. E non è un caso che viviamo in un'epoca violenta, e non è un caso che nei regimi dittatoriali la prima cosa che si distrugge o che si limita o che non si fa più circolare sono i libri, le opere appunto di cultura. E quindi penso che sia molto importante far vivere la cultura proprio come modo per esprimere la nostra libertà.
Pensa se lo pensa lei dalla Francia, cosa dovremmo pensare noi in Italia? Ti ricordo che siamo in diretta Facebook, poi... Sì, in Italia dove appunto faremo sempre meglio, faremo anzi sempre direi meglio che si sta benissimo, la nuova, no? La nuova legge cinema va nella direzione, va in quella direzione francese appunto. Andrea, io non ho l'orologio. Ma no, loro hanno completamente preso il controllo della situazione, ma è tutto molto, molto piacevole e rilassante qui all'oratorio di San Filippo Neri a Biography Film Festival Bologna, quando aspettiamo cenni dalla regia rispetto anche all'arrivo del prossimo, certo, del prossimo ospite. Credo che potremmo immaginare una staffetta tra le due. O anzi tra i quattro, tra delle meravigliose donne e un uomo che ha voluto raccontare una storia di una donna, quindi è tutto fantastico. E quindi in realtà abbiamo, loro mi sembrano ricche di contenuti oltre che di energia, e mi dicono che abbiamo ancora tempo, aspettando poi che arrivi anche Lodovica Comello, doppiatrice della Voce Fuori Campo e doppiatrice della Principessa e l'Aquila, e Otto Bella, regista del film. Io a questo punto farei la più classica delle domande a Biography Film Festival, sia a Soko che a Stefani, ed è: qual è stata per voi, prima di quella di Loi Fuller, la biografia che è stata di ispirazione, magari nella vostra giovinezza, nella vostra formazione, se c'è una biografia che vi ha ispirato, che vi ha fatto capire qualcosa di più di chi eravate e di chi volevate essere? Non, mais c'est compliqué parce que moi, Loi Fuller, elle est vraiment à la base de quelque chose qui m'a poussée. Avant, vraiment, j'ai découvert, je tournais autour du cinéma, mais je n'avais pas le courage d'en faire. Je regardais que des chefs-d'œuvre par jour et je me disais, si tu n'es pas Tarkovski, ce n'est pas la peine de faire du cinéma. Et sincèrement, je le dis, c'est vraiment la vie de cette femme qui m'a donné le courage de faire mon premier film. Donc c'est compliqué de parler d'une autre femme pour moi. Il y a juste une personne que je trouve formidable, et je vous incite à aller voir sur internet qui elle est. C'est une vidéaste qui s'appelle Maya Deren, qui est extraordinaire et qui est à la base de tout dans la création. Et c'est, elle se filmait elle-même, c'était dans les années 60, une femme hallucinante, précurseur de beaucoup de choses. Je sais qu'elle m'a beaucoup inspirée aussi. Voilà. Allora, devo dire che in realtà è proprio Loi Fuller colei che mi ha dato la spinta, la base del mio fare cinema in realtà. Prima diciamo che giravo un po' intorno al cinema, ma non avevo il coraggio di farlo, oppure dicevo che se non è Tarkovsky no, non c'è altro. E poi è stata proprio la sua vita, la vita di Loi Fuller, che mi ha dato il coraggio di avvicinarmi a questo mezzo e raccontarla appunto. Se proprio devo citare qualcuno, forse potrei citare Maya Deren, che negli anni 60 è stata veramente una pioniera, ha veramente anticipato molte delle cose che sono venute dopo nella videoarte, soprattutto riprendeva se stessa, faceva cose veramente uniche, quindi lei forse può essere un altro esempio di biografia ispiratrice, ma certamente Loi Fuller. I think I started making music at like 19, 20, and then I saw this documentary called The Devil and Daniel Johnston, and he was already one of my favorite musicians, but I hadn't seen a documentary about him. And when I did, like getting into the world and the intimacy of a madman who was like a total genius singer-songwriter inspired me a lot to make more music and write more personal stories and things that were very intimate and very true. Io ho iniziato, per quanto mi riguarda, forse siccome ho iniziato a fare musica quando avevo 19 anni, forse la persona, quello che mi ha più ispirato è stato proprio un film, The Devil and Daniel Johnston, che è un cantautore che mi ha molto ispirato e mi ha anche incoraggiato a scrivere la mia musica, a scrivere le mie storie. Soko, ma come ti dividi, no, tra la musica e il cinema? Le canzoni di Soko sono meravigliose, sono usciti due
album, ora ci diceva che sta lavorando al terzo e anche al cinema, hai sempre fatto delle scelte molto particolari, tra i film che hai interpretato c'è Augustine con Vincent Lindon, un altro film in costume, ecco, che cosa prendi dal cinema e che cosa dalla musica e qual è il balance tra le due cose per te? Thanks for putting it that way, because usually the question is that what do you prefer between acting and music? Like if you had to choose one, and people really want to put people in tiny little boxes, it's like when you're at school and you're 8 years old and people ask you, what do you want to do when you're a grown up? And you have to answer with one word. It's like the world is so big and there's so much things to experience. So usually my answer to, what would you choose? I'm like, what would you choose between sleeping, eating, and breathing? Just choose one. Choose one. Well, if you don't have it all, you're gonna die. This is just as simple as that. So I love it all, and I really enjoy having a life that is so rich in diverse, like multimedia sort of outlets, because that keeps me on my toes and that keeps me challenged. And I don't want to fit in boxes. I don't want to have one title. I don't want a million. I want whatever, you know. I want to be like all the colors. I want to be a rainbow all the time. I don't want to be, you know, like I don't know. I just like doing it all. But for me, I'm also very monomaniac. So if I do a movie, when I was doing The Dancer, I put all my instruments in storage unit out of my house, and all of my notebooks out of my house, because I couldn't be in tune with my feelings and my emotions. I needed to be the character so much and live and breathe like her, wake up, go to training, come back, sore, fucking cry because it's hard, go to bed, wake up, do it again. yeah, but sorry, this, I talk too much, but hopefully you understand a little bit. Yeah, and when I do music, it's the opposite. I don't read scripts. I don't tell my agents not to call me and pretend I'm dead and let me do music and let me focus on my record. And when I'm done, I swear I'll give you a call. But then it's like autofocus, all inward. What do I feel? How do I, what am I experiencing? What are my emotions? Am I hot or cold or sad or happy? And then write all about this, and it feels so lonely that by the end of it, I'm like, let me do a movie. I want a team around me. It's okay, sorry, I'm gonna stop talking. Tutto devo... Devo veramente ringraziarti per la domanda che mi hai posto, perché in realtà odio quando mi si pone la classica domanda: cosa preferisci fare, cantare o fare cinema? Io odio essere messa, essere rinchiusa in una categoria, un po' quando si è bambini, no, che ci viene chiesto ma cosa vuoi fare da grande, e si esige la risposta in una sola parola. Il mondo è enorme, è grandissimo, ci sono così tante cose da fare. Fare una domanda come quella, cosa vuoi fare da grande, e dove rispondere è come chiedere a qualcuno cosa sceglie, cosa preferisci fare, vuoi mangiare, dormire o respirare. Le tre cose sono altrettanto necessarie se vogliamo vivere. E quindi io amo proprio questo, una vita ricca, una vita in qualche modo multimediale, una vita, non voglio assolutamente stare dentro a nessuna scatola, dentro nessuna etichetta, dentro a nessuna categoria. Voglio essere tutti i colori dell'arcobaleno, come la sua gonna, e amo fare, quindi pur amando fare tutto e tante cose diverse, devo però anche dire che poi quando sono su una cosa ci sono completamente in maniera monomaniacale quasi. Infatti quando ho interpretato questo ruolo ho messo via i miei strumenti, i miei quaderni dove scrivevo canzoni, perché non volevo mescolare la mia vita di musicista con quel personaggio, volevo essere interamente, totalmente, profondamente Loie Fuller, e quindi mi sono sottoposta a questa disciplina precisa: alzarsi la mattina, allenarsi, fare tutto, sudare, far fatica fino a che non si è esausti, la sera dormire e ricominciare da capo il giorno dopo. E la musica è completamente diverso. Quando faccio musica è una concentrazione su me stessa, un'analisi continua, precisa, attenta di ogni mia sensazione, ogni mio sentimento, che poi trascrivo ed esprimo in musica. Però poi alla fine
devo dire che in realtà poi quando faccio musica con questa introspezione, alla fine mi sento un po' sola e allora mi viene da gridare, fatemi fare un altro film, voglio lavorare in equipe, voglio lavorare con gli altri. Bravo! Esatto, farò anche un applauso a Donatella che è stata meravigliosa. Et juste, je voulais préciser d'ailleurs, c'est encore un point en commun qu'elle a avec l'œil Fuller. Et je pense que c'est ce qu'on se rend compte dans le film, c'est que finalement l'œil Fuller n'était pas simplement une danseuse, c'était une performeuse, une metteur en scène, à la fois aussi, à la fin, elle finira par faire du cinéma. Donc je pense que c'est vraiment le portrait d'une femme libre et je pense que Soko a aussi cette liberté-là, de ne pas rentrer dans une case. C'est l'histoire d'une femme qui cherche ses contours et qui ne les définit pas finalement. Vorrei appunto dire che proprio in questo sta il punto in comune fra Laurie Fuller e Soko, perché anche Laurie Fuller non era soltanto una danzatrice, Laurie Fuller era anche quella che si occupava dei costumi, delle luci, dei colori da proiettare e in qualche modo faceva cinema della sua danza e quindi era una donna libera e penso che Soko lo sia allo stesso modo nelle sue modalità di espressione, nel non voler mai essere chiusa in una categoria, in una scatola e queste sono le cose che le accomunano. Io farei un grandissimo applauso a queste due grandi donne. Ma Soko, tu preferisci Soko o Soko? 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 Soko en français? Soko? En anglais de Grande-Bretagne on dit Soko. En allemand on dit Soko. Ognuno lo può dire come vuole, un po' come lei, quindi ancora un applauso. E Andrea? Beh, io vorrei dei cenni a questo punto. Sì, sì. Ci siamo, okay, perché ci siamo. Che cosa succede? Perché a me ha detto è la prima, giornata di questo incontro, cioè la 13ª edizione, ma Biografilm inizia proprio oggi. Questi incontri si chiamano Biografilm Incontra appunto tra la città e la città di Bologna e gli ospiti di Biografilm Festival in San Filippo Neri. Prima di arrivare sul palco di San Filippo Neri, ognuno di voi, degli ospiti di queste giornate, incontra il tappeto rosso di Sky Cinema, che è main partner media di Biografilm Festival e che sta realizzando da oltre 70 minuti un'intervista a Ludovica Comello che come sapete è una star, una super di Sky star. Ma che appunto spero ci raggiunga, non tanto perché non abbiamo altro da chiedere a Soko o a Stephanie Di Giusto, perché così non è, ma perché con loro continueremo a parlare questa sera in occasione dell'anteprima italiana di Io Danzerò, ma vorrei che si incontrassero con sì, perché Biografilm Incontra è tutto un incontro, è tutto un intreccio, vero Andrea? Anzi, mi piacerebbe che voi poteste recuperare di Eagle Huntress, che è il film di Otto Bell, su questa giovane ragazza che vive per prima l'esperienza di diventare cacciatrice di aquile. È un film di cui mi sono innamorato allo scorso festival di Telluride, perché la storia appunto di questa ragazzina, di questa giovane adolescente che di fatto in una famiglia che da centinaia di anni alleva le aquile per la caccia sui monti Altair, si chiede perché io non posso come mio padre e mio nonno allevare un'aquila solo perché non sono un ragazzo e sono una ragazza, e quindi il padre, che non vuole fare differenze di genere, dice: senti, chiediamo ai saggi del villaggio se tu come ragazza puoi effettivamente allevare un'aquila. E i saggi, sono indovinate scettici, cosa dicono? No, non va bene, fa troppo freddo per le donne andare a cacciare. Però le aquile se proprio non... insisti, facciamo una prova. No, i saggi sono contrari. Uno sì, però insomma alla fine il padre ha detto per me il padre è veramente non, figo in questo non, film. Non ci sono differenze di genere in questo caso e assolutamente ti insegnerò io a cacciare. Ed è una storia dolcissima bella, di una ragazza Asholpan che veramente ci dà il segno di quanto la nostra contemporaneità
possa in tutto il mondo dare la possibilità di un superamento di stereotipi di genere di cui francamente la nostra generazione non ha proprio bisogno. Qual è la nazionalità del suo realizzatore? Voleva sapere la nazionalità del regista. Il regista è Otto Bell, state per incontrarlo, spero. E il film si chiama The Eagle Huntress, c'est ARP qui a distribué en France. Siete d'accordo con quella cosa che ha detto Andrea del superamento del genere? No, Soko invece no, ne ha parlato poco in questi giorni. Non ne ha parlato Soko... per niente, infatti era una domanda così a caso. 100%. Al 100%. I mean, I love the world that we are evolving towards, which is like very strong badass women who don't take no for an answer and go after their dream, and men who start having more feminine qualities. I don't think there's much more space, even though it's still it's still around, but I don't think there's much more tolerance for misogyny and machismo. Yeah, machism, masochism, yeah, whatever, assholes, you know, so, which is great. I love men who are in tune with their feminine sides and women who are strong and don't act weak and don't like they can't do it because they're a woman. So yeah, I'm all about that. Yesterday I was DJing in the park and someone threw a t-shirt on stage that had the word gender crossed, because who cares? We can all do it all. Devo dire che non posso essere più d'accordo su quanto è stato detto. Io sono assolutamente a favore di un nuovo equilibrio fra uomo e donna, uomini che in qualche modo anche esprimano i loro lati femminili e donne che facciano cose che prima si ritenevano non adatte e che invece tirano fuori la loro creatività anche in questo. Penso nel mondo di oggi non ci sia quasi più, diciamo, spazio per termini come misoginia o machismo, non trovava la parola, ha definito gli machos anche come degli stronzi, se mi perdonate il termine, questo ha detto, abbiamo detto, e quindi lo ripeto. E ieri sera appunto qualcuno, mentre facevo il mio DJ set, ha lanciato sul palco una maglietta con scritto gender, che significa appunto genere, quindi significa che si deve anche andare oltre tutto questo. Sì, devo dire che dall'osservatorio di Biografilm, peraltro, certe volte è allucinante vedere, quando cerchiamo di trovare biografie importanti nella storia, quanto dannatamente ci siano, e per questo voglio ancora ringraziare Stefani, incredibilmente, in maniera sproporzionata, storie di donne degli ultimi 7, 800, 2000 anni. Ecco, questo devo dire che dopo 13 anni di ricerca a Biografilm è sconvolgente la sproporzione tra le storie che sono state raccontate fino a qua delle donne che hanno vissuto. Credo che questa cosa vada assolutamente urgentemente ribilanciata. I love you. We need more people like you to make movies exist. We need more men like you who like celebrate women, and I'm so happy that the last few films I did were directed by women that are all super strong and amazing, and it's amazing as an actress to be directed by a woman, and it's completely different and more emotional and more in tune, and I love it. Devo dire che ci vorrebbero più uomini come il direttore di Biografilm che sostengono le donne e la cinematografia femminile. Devo dire da parte mia che essere diretta da una regista donna è tutta un'altra cosa, il livello, l'intensità emotiva è molto più forte, la carica emotiva è molto più forte, è tutta un'altra esperienza, quindi spero che ce ne siano molte ancora. Ma anche da registi straordinari che sanno raccontare una storia al femminile, anche se sono appunto di un altro genere. Ma gli vogliamo assolutamente bene lo stesso, perché a noi non interessa il genere dei registi. A noi non interessa il genere,
Però, vi voglio presentare il regista del film che andrà domani mattina in sala per i bambini per la prima volta a Biografin Festival, in uno scambio da catch, da Tana delle Tigri, un 2 contro 2, Otto Bell e Lodovica Comello. La principessa è l'Aquila. E però un applauso anche per queste due donne straordinarie, Socco e Stefani Di Giusto. Grazie. Voleva sapere cosa c'è nel frigorifero. Vuol sapere cosa c'è nel frigorifero. Grazie ancora a Stefani Di Giusto e Socco. Bene. Bene. Non si poteva non parlare.